compagnia Controtempo. Io sono Lilith Petillo, Venanzio Amoroso e Danilo Franti. La nostra conoscenza risale a qualche anno fa durante il percorso accademico. Sì, lì ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a lavorare insieme durante questo percorso formativo di stampo Lecocchiano che ci ha permesso di gettare le basi per fondare poi la nostra compagnia. Sì, che come primo lavoro ha voluto portare in scena Otello di Shakespeare, anche in maniera un po' particolare, perché comunque insomma abbiamo fatto un bel viaggio fino in Puglia, tutti e tre, per incontrare l'altro socio fondatore che è Pasquale Candela. Abbiamo rotto una macchina, sì, che ha speso 500 euro per ripararla. Poi abbiamo anche dormito in macchina, rotta, insomma, la macchina rotta. Comunque abbiamo avuto diverse vicissitudini, ma poi alla fine siamo riusciti a portare in scena Otello in versione itinerante. Lo spettacolo itinerante è una nuova forma di spettacolo che abbiamo sperimentato prima di creare la compagnia, ma che poi abbiamo voluto portare con noi e lavorare nel, appunto, nel nostro primo spettacolo di Otello. Diciamo che questo format permette prima di tutto di portare gli spettacoli in location di interesse storico-culturale, quindi parliamo di castelli, di palazzi, di ville, di borghi, in cui il pubblico è completamente immerso all'interno della rappresentazione, perché gli attori si spostano nei diversi ambienti e quindi il pubblico si sente maggiormente coinvolto, pubblico che non si siede mai, quindi se volete venire non vi aspettate le sedute, starete in piedi, ed è sempre coinvolto scena dopo scena, stanza dopo stanza, ambiente dopo ambiente, nell'opera che portiamo in scena. Quindi diciamo che respira la stessa aria degli attori. Assolutamente sì. Sì, viene un po' rapito e trasportato nella magia dell'opera. Quello che noi pensiamo quando portiamo in scena i nostri testi in questa versione è come se si aprisse un testo, un libro, un romanzo, e noi insieme agli spettatori ci tuffassimo completamente all'interno delle pagine. Questo aiuta sia lo spettatore ma anche noi, cioè c'è uno scambio reciproco perché ci si guarda spesso negli occhi. Spesso ci si tocca anche, c'è anche un contatto fisico. Esatto. Ogni tanto capita anche questo. Dopo aver sperimentato questo nuovo format con Otello, ci siamo detti perché non portare in questa location opere diverse, anche di genere diverso, che Otello, essendo una tragedia di Shakespeare, ovviamente ci portava a lavorare sul dramma, e quindi abbiamo deciso di creare uno spettacolo ex novo, che è Famiglia Adams, e sperimentare anche l'aspetto comico, quello brillante. Ci siamo poi spostati invece sul poetico con Cyrano de Bergerac, dove diciamo, l'obiettivo è stato quello di racchiudere poesia, romanticismo e poi dramma finale, che purtroppo anche Cyrano de Bergerac finisce un po' male. Però, questi continui esperimenti come dire, consentono sicuramente di leggere in maniera diversa l'aria, l'energia che si respira all'interno dei diversi posti dove mettiamo in scena gli spettacoli, e quindi se volete aggiungere qualcosa voi... Sì, comunque diciamo che il lavoro c'è una continua sperimentazione per capire come arrivare modo migliore al pubblico e quindi come lasciargli qualcosa, come arrivare il più velocemente possibile, il più direttamente possibile a tutti e riavvicinare quindi le persone anche al teatro. Sfruttando anche dei posti molto belli, quindi con una scenografia naturale che offre il posto stesso.
Le location in cui noi ci troviamo ad andare per proporre questi spettacoli sono location di interesse storico-culturale e ogni volta cambiano forma a seconda dello spettacolo che noi ci andiamo a portare, perché una volta possono essere la Venezia di Otello, come possono essere l'ambientazione per quanto riguarda Cyrano di Bergerac o la casa degli Adams. E diciamo c'è una doppia valenza, perché noi andiamo a valorizzare la location e allo stesso tempo la location valorizza la nostra opera. Sì, quello che insomma il primo approccio con la location è proprio quello di capire come tra virgolette modificare, trasformare, modellare lo spazio a seconda dello spettacolo che vogliamo mettere in scena. O viceversa, ci è capitato conoscere location che ci ispiravano per apportare in scena determinati spettacoli o opere pensate per portarle in scena in location magari avevamo conosciuto qualche mese prima, qualche anno prima, insomma. E quindi lo stesso spettacolo portato in location diverse è come se fosse sempre un nuovo spettacolo, esatto. Che si modella a seconda degli spazi e delle disponibilità che abbiamo nelle location. Oltre agli spettacoli teatrali in versione itinerante, noi siamo presenti anche a teatro, quindi nel luogo canonico, dove abbiamo portato opere come Camera 601 o Quasar e spettacoli a tema sociale per le scuole sulla legalità, cyberbullismo, bullismo, olocausto, violenza sulle donne. E diciamo quindi il nostro obiettivo comunque è quello di essere molto aperti a diversi tipi di sperimentazione, diverse modalità di comunicazione con il pubblico, e per questo noi diciamo che ci auguriamo che nel futuro riusciamo a continuare a trovare anche nuove metodologie e nuovi modi di sperimentazione per trovare sempre di più questo accordo con il pubblico e questa... usare al meglio questo nostro fortissimo e potente mezzo di comunicazione che è il teatro.